casa giusta, in che condizioni, diciamo, psicologiche ma anche fisiche vi approcciate a questo riscatto? Diciamo, la squadra sta bene, è un riscatto tra virgolette, perché secondo me noi abbiamo fatto la migliore partita, almeno da quando sto io, ad Alanni. Purtroppo, come ho detto già dopo la partita, c'è stato questo imprevisto, però la squadra sta bene, è normale che sappiamo tutti che si è allungata la classifica, dobbiamo rincorrere, abbiamo poche alternative, l'unica è quella di vincere più partite possibili, iniziando da domani. Però se mi chiedete la squadra sta bene e ha voglia di, tra virgolette, di riscattarsi già da domani. Giovanni, domani sarà una gara soprattutto dal punto di vista nervoso, perché praticamente al di là dell'avversario che conta relativamente, conta la forza e la determinazione della tua squadra, senza quelle non si va da nessuna parte. Domenica scorsa è bastato un banale errore addirittura del calciatore più esperto per perdere due punti. Cioè, queste sono cose che non si possono più, cali di tensione, di concentrazione, sono assolutamente letali in questa fase, perché voi dovete provare a vincerle tutte. Ma noi, diciamo, siamo su quest'onda, l'errore durante le partite ci sono, li hanno fatti anche gli avversari, noi non siamo stati magari bravi ad approfittarne, loro ne hanno approfittato, ma diciamo, non posso andare a puntare il dito, questo no, la partita l'abbiamo fatta bene, ci è mancato solo di chiuderla. Poi gli errori ci saranno sempre, non ci dimentichiamo che comunque facciamo una categoria, li fanno in Serie A, quindi anche noi possiamo sbagliare qualcosa. Sappiamo che purtroppo non possiamo sbagliare niente, dobbiamo cercare sempre di tirare il massimo, però abbiamo le qualità per poterlo fare, anche agonistiche di tutti. La squadra è concentrata, siamo tutti concentrati, cercheremo di fare il massimo anche domani contro una squadra che comunque in questo momento non ha dei grandi obiettivi, tra virgolette, perché è in una posizione di limbo, però hanno la migliore coppia d'attacco, almeno sui numeri, sui gol fatti, capocannoniere e il secondo, hanno fatto la coppia d'attacco l'80% dei gol del Cassino e ne hanno fatti tanti di gol, quindi ci sono sempre degli imprevisti in queste situazioni. Da Cerno, c'è stato un problemino per De Vita, sì, mezzale all'inizio settimana, in discussione della sua presenza. No, sta bene, De Vita. No, sta bene, sta bene, sta bene. Questa grazie. Poi Massimo Taibbi, che insomma un grande uomo di calcio, ha detto in merito a questa trattativa per Luppi di andare da Bufo, perché certo che il suo rilanciato di non pensare alla Serie B, se queste parole erano, poi io immagino che lo sappiamo, ma ho una stima particolare per questo ragazzo, anche lei ha contribuito a lanciarlo. Sì, però noi se non facciamo domani la partita a Cassino parlare di altri diventa difficile. Ringrazio Taibbi comunque per le belle parole, sì, è un ragazzo che ho lanciato, vediamo, però noi in questo momento, poi martedì magari ne possiamo parlare, ma dobbiamo fare il massimo a Cassino, se no diventerebbe quasi inutile andare alla ricerca di un qualcosa. Siamo concentrati su questo. Poi mi hai chiesto qualcosina prima. Pepe, diciamo, è arrivato bene, non benissimo, perché aveva un piccolo problemino, ma niente di che, domani sarà a disposizione per la partita. Mourinho, mister, quando riguarda la partita di domenica scorsa, naturalmente le partite bisogna aggiungerle, no? Sì. Però lei mi insegna sulla lunga carriera, soprattutto da calciatore, che le partite si possono vincere anche 1-0. Ma noi eravamo, sapendo che sono tutti in questa categoria dove gli errori praticamente sono l'ordine del giorno, non è difficile conservare e mantenere un risultato anche di 1-0. E poi volevo dire, sì, siccome sono stato un po' in casa in questo periodo, mi sono visto parecchi filmati dalla Riva di quest'anno, e la Riva praticamente per le vie centrali non riesce mai a entrare, cioè il suo gioco, soprattutto sulle fasce. Però noi abbiamo degli ottimi titolari, non abbiamo una punizione dal limite. E questo qua è un grosso aiuto, una squadra soprattutto dove incontra in questa categoria portieri che normalmente non la bloccano mai, ma la respingono la palla, cioè ci sta una possibilità in più. Sì, no, per quanto riguarda, sì, si possono vincere anche 1-0. Domenica scorsa l'avversario non dava l'impressione di impensierirti, mai. Poi
è successo quello che è successo, il discorso diciamo della penetrazione centrale, no, noi ce l'abbiamo, è vero che non prendiamo tante punizioni, forse in quello dobbiamo crescere. C'era un rigore quanto una casa domenica scorsa su di noi, non abbiamo neanche protestato, forse sono piccole cose che noi dobbiamo migliorare anche come gruppo, certe volte dare più pressione anche, non dico all'arbitro perché non si fa, però in certe situazioni dobbiamo essere un pochettino più furbi. Buongiorno Massi. Sì. No, ma è, diciamo, è una considerazione che avete fatto giusta, è una situazione che abbiamo anche provato, però poi la situazione del campo la determina. È anche vero che sì, calciamo un po' poco da fuori aria, è una cosa che abbiamo e dobbiamo sfruttare di più. Diciamo, è una considerazione giusta quella che avete fatto in questo momento, sì. Festa. Il fatto che noi comunque tra virgolette siamo condannati a vincere, quindi già la partita di domani che loro sicuramente avranno preparato perché hanno fatto anche la giornata senza abbonamenti, quindi stanno cercando come fanno un po' tutte contro di noi, noi dobbiamo lottare su due situazioni, contro gli avversari più contro gli ambienti, anche se devo dire che comunque giochiamo quasi sempre in casa pure in trasferta. Il fatto del centrocampo a tre, sì, in questo momento è quello che dà più garanzia alla squadra, anche dai numeri, diciamo, la situazione è questa. Io ho detto tante altre volte, noi stiamo ora provando a fare anche qualche altra cosa, penso che abbiamo già assimilato una buona identità di squadra con questa, col centrocampo a tre, che poi possiamo anche cambiare davanti con qualche situazione diversa, però in questo momento è quella che ha più nelle corde la squadra, quindi proseguiamo su questo, su questo andamento. Tutte e due, perché io avevo detto a fine partita, ho visto una squadra molto abbattuta domenica, che ci può stare per come è andata la partita. È uno stimolo, però è normale che insegui anche i ragazzi sanno che non si può sbagliare niente, può diventare anche una pressione in più, tra virgolette. Sì, questo sì. Spinelli. Salve, mister. Ciao. Le volevo fare una domanda a proposito del centrocampo. Una considerazione che ho fatto io è che forse alla squadra mancano un po' di inserimenti a volte da parte dei centrocampisti, ma volevo capire se secondo lei è così e se secondo lei è per le qualità dei centrocampisti che abbiamo oppure no. Perché nel senso, giocando con 4-3-3 molto sulle fasce, mettendo anche diversi palloni in mezzo, sembra che l'area sia sempre un po' troppo vuota, cioè sembra che ci sia sempre soltanto il centravanti. Ecco, è difficile vedere altri giocatori che si inseriscono. No, diciamo, gli inserimenti ci sono, con Lanzi ha fatto anche gol Matute, che non è uno che abbia tanti gol in carriera. Poi, diciamo, i numeri parlano. Nelle 6 partite che abbiamo disputato così abbiamo fatto 12 gol, è una media di 2 gol a partita, non so quanti gol dobbiamo fare. No, ma non perché la legge non faccia pochi gol, ma dico, cioè nel senso, secondo me per la qualità che ha la squadra si potrebbe... No, sicuramente noi lavoriamo sull'inserimento dei centrocampisti perché ce l'hanno, sia il Gerbaudo, sia il Matute... anche lo stesso Buono che è arrivato anche un paio di volte alla conclusione quando ha giocato, sì, noi possiamo migliorare tutto, è normale che siamo concentrati soprattutto sui risultati in questo momento che per noi tra virgolette è vitale, ma dobbiamo fare risultati, più risultati possibili. Mister, considerando il potenziale del casino, la difesa con 3 over potrebbe essere una delle
potrebbe essere, anche se loro, diciamo, giocano con le due punte che sono quasi vicine, tra virgolette, bene o male centralmente siamo esperti, quindi penso che per domani lasciamo più o meno come abbiamo fatto domenica scorsa. Il parietto, festa e poi vediamo con Sciuscia. Grazie. Sì. Dobbiamo cercarla questa, perché poi quando si cambia spesso si rischia poi di non fare, di non dare un'identità ben precisa alla squadra. Più o meno la partita di domani ci orientiamo su quella di domenica scorsa, ci può essere un qualcosina che sto valutando, però più o meno è quella lì. Dobbiamo dare un po' continuità anche di formazione, questo sì. No, sicuramente su Betti sono contento, già conoscevo il ragazzo, penso che domani farà parte degli 11. Rispondo all'ultima su Alfageme, mi auguro che si possa risolvere questa situazione a favore nostro. Il ragazzo ha miriade di richieste e vuole rimanere qui, quindi è una cosa che a me, alla società, a tutti riempie d'orgoglio, perché ha la possibilità di andare in tante squadre professioniste. Vuole stare qui, ha visto l'ambiente, ha visto tutto, vuole stare con noi. Quella di mezzo com'era, perché sono andato oltre? Da D'Alte, diciamo, può fare più ruoli. In questo momento ho lì, perché Pepe è arrivato da poco, non è prontissimo ancora per giocare, non abbiamo neanche Nicola Ciotola, però in futuro può fare anche la mezzala, perché ha le qualità pure per fare quel ruolo. Ecco Giovanni, volevo rassegnarti una mia osservazione, insomma, vorrei capire un po' cosa sei d'accordo, perlomeno questo partendo da un dato di fatto, insomma, dovendo sfruttare appieno l'under in porta e quindi avendo la possibilità di avere un'opera di movimento in più in mezzo al campo, io ho notato, forse sarà un fatto di tua forma mentis, perché lo dicevi anche prima, non ti va di stravolgere un po' le cose, eccetera. Però a partita in corso, siccome ci sono 5 campi in questa categoria, io vedo che tu sfrutti poco con queste cose. Appunto in questo senso mi aggancio al fatto che tu dicesti, non richiesto da nessuno, che Rizzo era il migliore calciatore potenzialmente in rosa, però fino ad ora non l'abbiamo visto, non l'hai ancora sfruttato. Non l'ho ancora sfruttato. Noi domenica abbiamo anche cambiato durante la partita sistema di gioco, i cambi bene o male fino a oggi. Noi stavamo facendo un... Sì, noi... sì, ma li ho sempre, che io ne ho fatti pure 3 a fine primo tempo in altre partite, quindi una partita. Noi avevamo pronto un cambio e purtroppo abbiamo preso gol. Cioè, ci è girata anche un po' male perché stavamo facendo un cambio. Se rivedete anche le immagini, eravamo pronti per far entrare Buono subito. Rizzo, ho detto quelle frasi, sono convinto, il campionato è lungo, quindi avrà il suo spazio. Mi ha anticipato che volevo andare di Rizzo, perché io non seguo gli allenamenti, però chi ha seguito gli allenamenti mi dice che è sempre uno dei migliori, e poi ne parlano benissimo di questo ragazzo. Tu ne hai parlato. L'abbiamo preso per questo motivo, cioè voi. Allora voi fate. In casa ce lo aspettavamo di venire. Ma lui era arrivato da poco. Io come allenatore devo vedere la condizione. Voi giustamente venite a vedere l'allenamento e dite quelle, però non sapete cosa c'è di condizione. Sta settimana qua c'è Titti Festa, che per adesso è un po' in polemica, diciamo, sia tu che il tuo entourage giustamente avete molto caricato su Sforzini. Io sono l'allenatore. Sforzini con me ha fatto 3 partite da titolare e 5 da subentrato.
Per noi è un giocatore importante, ma io col dottore, con lo staff, devo cercare di far rendere nel migliore dei modi i giocatori che ho. Noi sappiamo chi in quel momento è pronto. Sforzini, che a noi può dare tanto, è un giocatore che negli ultimi 3 anni prima di questa ha fatto 24 partite tra subentri. Lo scorso anno, poverino, per alcuni problemi, non ha mai giocato. Io non posso rischiare di fargli fame, lo devo sfruttare d'accordo col medico, a tutti. Quindi mi voglio ricollegare al fatto, o Rizzo, qualcuno, qua ci sarà spazio per tutti, come l'hanno avuto, ma voi non sapete realmente cosa c'è dentro, giustamente, non è che voi fate le anni, dice quello, il mister ha detto quello è forte. Vedere gli allenamenti. No, gli allenamenti vi fanno, non, il martedì e il mercoledì voi potete vedere, però attenzione, noi qua quando ci conviene siamo da Serie A, quando non ci conviene, prima diceva Giuseppe, dice in Serie A, in Serie B, in Serie B, non fanno entrare, ma non è che noi non vogliamo far entrare, ci mancherebbe, non è un segreto. Il problema è che noi siamo vicini anche ad alcune squadre. A noi ci sono venuti a vedere, purtroppo dell'Avellino sanno, io se vado ora a vedere, noi facciamo delle clip, sugli avversari troviamo poco e niente, su di noi trovano tutto, e ci sono anche venuti a vedere, tra virgolette, qualche spia, però non è un, diciamo, nei vostri confronti, ci mancherebbe, dei tifosi. Per noi possiamo aprire tutte le, non è, però è normale che quando facciamo qualcosa che può essere una cosa più nascosta, qualche schema, qualcosa, preferiamo non farli vedere, ma non a voi, a voi non ci cambia niente, però vi dico che anche in questa categoria come possiamo fare anche noi, avendo meno rispetto, perché di noi se vai su Y-Scout, che è una piattaforma sull'Avellino, giustamente noi siamo l'Avellino, c'è tutto, da noi prendono calci piazzati contro, calci piazzati a favore, le partite, noi facciamo fatica su questo. Dimmi. No, clinico, io dico, siccome si parlava di, io da allenatore non è che sono solo io ho un medico, ho uno staff, dobbiamo far rendere al meglio le persone. E Nando è normale, ha un'età, diciamo, più grande di quello che potesse, e viene anche da un periodo dove non ha giocato molto. Qui sta giocando un bel po', dobbiamo stare anche attenti a questo. No, non li, attenzione, io, sì, no, ma non, alla Titti, lascia, io dico, io le critiche le accetto, però dire che una persona ha perso l'umiltà e si sente il padre eterno, allora state sbagliando, perché io non sono l'umiltà, cioè voi non sapete a questo punto, no, e allora criticatemi, però con causa giusta, dai. No, ma non è che io non leggo, non me ne frega, cioè voi potete fare questo. Io vorrei sempre giocare, ma è giusto così. Il problema, diciamo, è del ruolo che Sforzini, De Vena, Morero sono leader di questa squadra. Ma ci mancherebbe. Allora, probabilmente quello che abbiamo visto, Massimo Iperlo ti ha fatto la domanda, sì, domenica scorsa, sì, non è che Sforzini gioca o non gioca, è che forse Sforzini non si sente abbastanza, come dire, non considerato, non viene il termine, cioè forse andrebbe pungolato, nel senso di dire, anche se entri mezz'ora, io so che tu sei Sforzini e per me conti tanto. Ma io questo l'ho detto al ragazzo, cioè attenzione, non è che io, no, sento, capisco che non è il problema di giocare o non giocare, no, 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 ma forse è il problema di considerazione. Ma c'era, scusa, l'ho detto prima, dalle 8 mie partite ha giocato tutte 8 le partite, l'unica. Ma sì, ma ci mancherebbe che vorrei, però se uno poi va a vedere, cioè ha sempre giocato con me, forse l'unica è con la Dispoli, o anche è entrato qualche minuto, però ha sempre giocato. Noi dobbiamo stare attenti a queste cose, voi non avete il polso della situazione interna, giustamente, dice, noi poi vediamo le partite, noi sappiamo, cioè se non gioca o gioca ci sono dei motivi, ma non dei motivi perché non è buono, perché motivi, perché dobbiamo cercare di portarlo nella migliore condizione per essere pronto anche la mezz'ora. E chi l'ha detto? Vabbè, ma per adesso viene sacrificato, può darsi che la settimana prossima giocano tutti e due, o che arriverà e giocheremo in maniera diversa. Grazie. Arrivederci. Ciao. Mi serve toccare a Molino.